Abbiamo qui con noi il dottor Antonio Parenti, capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia, che anzitutto ringraziamo per la sua importante presenza al tavolo tecnico di ANGI tenutosi oggi e al quale vorremmo rivolgere qualche domanda per avere un suo prezioso parere su tematiche appunto affrontate nel dibattito. La prima: ritiene che le politiche relative al New Green Deal della von der Leyen possano trovare una buona accoglienza presso gli stati nazionali, ma soprattutto anche una pronta attuazione grazie agli input appunto della Presidente della Commissione europea? Ma sicuramente sì, perché intanto questo è un programma che è stato deciso e approvato dal Parlamento europeo e di conseguenza con un forte attaccamento a quelle che sono le realtà nazionali. In secondo luogo perché sono poi i cittadini europei delle varie nazioni che ci chiedono di portare lo sviluppo dell'Unione Europea verso una realtà nuova, che sia una realtà più verde, che sia una realtà più digitale, che sia una realtà più inclusiva. Per cui io mi aspetto un forte sostegno da parte dei cittadini europei a queste attività e a queste politiche. Perfetto, la ringrazio. Una seconda domanda: secondo lei, alla luce del recentissimo accordo appunto del Recovery Fund, quali sono le priorità dell'Unione Europea sull'innovazione e soprattutto sulle politiche green? Beh, le priorità sono quelle innanzitutto di favorire un'innovazione e una digitalizzazione del mercato europeo e dunque un accesso per tutti i cittadini alla rete internet e un accesso safe, dunque un accesso che non sia una fonte di vendita dei dati, che non sia una fonte di fake news, ma che sia appunto un accesso che consenta una facilitazione anche dell'economia europea. Per quanto riguarda l'ambiente, sicuramente è un momento storico perché dobbiamo passare ad una società decarbonizzata da qui al 2050 e dunque lavorare per riuscire a portare tutte le imprese europee in maniera competitiva a superare la dipendenza dalle fonti fossili e dalle fonti inquinanti. Grazie mille. In ultima analisi, qual è il suo messaggio ai giovani innovatori? Il mio messaggio è innovate, 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 nel senso che non si può fare impresa oggi, non si può fare futuro oggi senza l'innovazione e c'è bisogno effettivamente dei giovani per poter ottenere dei risultati, delle cambi di produttività, dei risultati importanti per tutti. Dunque innovate tenendo presente che la vostra innovazione deve essere usata soprattutto dai giovani.